Liguria, L'Aiguella, Baia del Sole, 12ª edizione del Salto dell'Acciuga. Gusto e tradizione si incontrano tra Liguria e Piemonte. Siamo al Salto dell'Acciuga, a L'Aiguella, questa è la 12ª edizione, organizzato dalla Proloco di L'Aiguella con il contributo e il patrocinio del Comune. La nostra manifestazione si chiama così perché trae ispirazione dal racconto di Nico Orengo, che in 65 pagine ha raccontato quello che sono i rapporti, la comunicazione fra la terra e il mare, e noi siamo i rappresentanti di questo mare, con questo luogo straordinario. Come potete vedere c'è un sole meraviglioso, la spiaggia è splendida, tanta gente. La manifestazione ha sempre un tema diverso e questo tema raccoglie sempre partecipazioni da tante parti, liguri ma soprattutto piemontesi. Quest'anno la 12ª edizione si chiama La strada che fa il Tanaro. Un ringraziamento particolare alla Proloco. Grazie, che è l'ente sindaco. Organizzatore di cui abbiamo la presidente. Un saluto e un ringraziamento agli organizzatori, agli standisti, ai performers, ai ballerini che si alterneranno in questi due giorni per allietare in questa magnifica cornice tutti gli ospiti che saranno alla Aiguella. Un ringraziamento e un saluto particolare agli amici piemontesi per i quali rappresentiamo il loro posto di vacanza, il loro mare, e con i quali abbiamo come sempre un ottimo rapporto. Abbiamo cercato di portare con noi in questa manifestazione tanti rappresentanti di quelle zone, quindi produttori, personaggi che fanno cultura. E infatti in questi tre giorni non sarà solamente una fiera, non sarà solamente la degustazione di cibi e di ricette particolari, tra l'altro con 22 punti street food che sono il nostro fiore all'occhiello, ma sarà un susseguirsi di eventi particolari. La nostra manifestazione ha sempre voluto fare questo, legare le genti, legare il popolo, unire il mare alla terra. Finiremo domenica pomeriggio con un concerto di un gruppo alessandrino che si chiamano Tre Martelli, che porteranno tutto il folklore e tutta la musica popolare di quella zona lì. Un gustoso pensiero ai nostri amici del Piemonte, focaccia e farinata. Vi aspettiamo alla Aiguella con i nostri colori. E nel cuore della Salto dell'Acciuga, l'acciugotto. Cos'è l'acciugotto? L'acciugotto è il connubio perfetto tra Liguria e Piemonte. Acciughe, sale, bagnetto verde, questo è proprio l'ideale, una corona che si completa in questa magnifica manifestazione. Ragazzi, oggi siamo qui all'Aiguella, ma ci trovate sempre nel porto di Alassio, Itti Turismo sul Don Carlo Acciugotto e ad Albenga sotto le torri, sempre. Mi raccomando che l'acciugotto sia sempre con voi. All'Aiguella, col nostro cancarone di bordo, cin cin! Al Salto dell'Acciuga incontriamo l'aglio nero di Caraglio, ma scopriamone i benefici. Allora, l'aglio nero di Caraglio non è un seme che nasce nero, non è una qualità, ma è una fermentazione dell'aglio bianco. È molto più digeribile, ha un sapore completamente diverso dall'aglio bianco, non c'entra niente con l'aglio bianco, sa di liquirizia, aceto balsamico, un misto di sapori a secondo del palato di ogni persona che lo assaggia. È ottimo sia crudo che cotto, sia fanno risotti, si mette nell'insalata, viene usato un po' come un tartufo, a fine cottura si taglia e si mette sopra i piatti. È un depurativo, fa benissimo per la pressione. E ora parliamo di lavanda autoctona di montagna. Allora, questa lavanda la coltiviamo a Chiomonte, nella frazione Ramà, ed è una lavanda coltivata prendendo delle piante che sono autoctone, cioè del posto,
che sono cresciute sulle rocce, le abbiamo ricoltivate sul territorio per fare in modo di recuperare tutti i terreni che erano incolti, ed è coltivata interamente a mano e raccolta soprattutto a mano per poter garantire una purezza elevata del prodotto. Ci sono porri e porri, ma perché questi porri sono diversi dagli altri porri? Perché questi porri vengono coltivati in un terreno boccato per questa cultura. E la tecnica di lavorazione e di crescita del prodotto. C'è sempre da imparare. Ma non vi è venuta voglia di nocciole? Bene, allora siete nel posto giusto. Nocciole di Langa. E non solo, soprattutto farine. Farine di Alta Langa, grani coltivati in Alta Langa e farine macinate a pietra, esclusivamente a pietra. Un'azienda agricola, conduzione familiare, piccolina, paese di Priero, provincia di Cuneo. Al Salto della Ciuga di Reguelli abbiamo anche frutta piemontese, dolci dalla Sicilia e dalla Campania, e per chiudere torniamo in Liguria con l'aglio di Vessalico. E continuiamo con Toscana, e che Toscana, Piemonte e poi per finire una buona birra. Ma tu sei Jimmy Sambuca? Oh, Salto della Ciuga, wonderful, wonderful, wonderful! La Iguiglia, oltre a gusti, sapori e tradizioni, oggi è anche arte. E incontriamo Roby Giannotti. Parlaci delle tue creazioni. Ma intanto sono diversi anni che vengo alla Iguiglia, perché il tema delle acciughe, che appunto quello principale è stato dell'acciuga, io lo affronto sia con il fumetto, con le vignette, e sia nella ceramica e nel design. Ho fatto per 18 anni il vignettista alla Gazzetta dello Sport, poi mi sono dedicato ai prodotti tipici e al territorio tra Liguria e Piemonte. Nella ceramica e nel design, nella pittura, è il classico ballon de anciue, che è la palla anche citata da De André, quando le acciughe sono spaventate si chiudono così, come facendo questo balloon. E poi invece qui alla Iguiglia quest'anno ci sono 25 tavole sparse per il paese con la storia del Tanaro a fumetti, dalle sorgenti fin quando entra poi nel Po. Invece mi piace concludere con questa cosa, insomma anche per Telecupoli mi fa molto piacere, la storia a fumetti del primo vino bio che ha vinto un premio a Go Wine ad Alba come miglior libro sul vino, l'abbiamo tradotto in piemontese nel dialetto della langa astigiana, e lo presentiamo il 21 ottobre a Bubbio. Quindi i rapporti tra Liguria e Piemonte sempre molto forti, molto attivi, con la Via del Sale, le acciughe, arte, design, ma anche un po' di umorismo. Liguria Piemonte, Liguria Piemonte, Liguria Piemonte. Io sono Dario, faccio parte degli artisan. Artisan dalle nostre parti sarebbero i rododendri. Arriviamo dalla Valle Ellero di Roccaforte Mondovì e ci hanno invitato per animare questa bellissima festa. Balliamo in prevalenza l'occitano. Cerchiamo di portare avanti le nostre tradizioni anche fuori dalle nostre vallate, in modo da poterle mantenere più a lungo possibile, perché poco per volta si stanno perdendo. La Iguiglia, uno dei borghi più belli d'Italia. Ma quanto è bravo Luca! Andiamo avanti! E adesso tanti professionisti che si presentano da soli, ma conosciamoli meglio. Sono Enrico, sono di Ruhr e produco Genepi. Sono Rita, arrivo dalla Valle Maira e faccio acciughe, lavoro le acciughe sotto sale. Siamo un'azienda di Reggio Emilia, siamo di Baiso, provincia di Reggio Emilia, facciamo dei tortellini e non solo. Ciao, sono Laura, lavoriamo per Peccagri, un'azienda agricola biologica, sita a Colla Micheri, qui sopra tra la Iguiglia e Andorra, dove abbiamo una bellissima terrazza vista mare e un ristorante gourmet. Produciamo vini, olio e ortaggi biologici.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Tiziana Grillo e sono fortunata, sono una produttrice di nocciole della zona e nel Roero patrimonio UNESCO. Eccomi qua, noi siamo a Grado, io sono Enrica, la nostra azienda produce sciroppi, arriviamo da Pietraporcio in Vallestura, gli sciroppi sono achillea, timo, ibisco, menta, salvia e basilico. Siamo noi, siamo solo noi, la Proloco di Gabi! Un brindisi alla festa dell'acciuga! Queste sono le mugnarelle che sono, se la sono inventato le donne di Moglio anticamente perché non avevano la proteina e quindi usavano queste per sfamare la famiglia con verdura, uova, farina e acqua. L'uovo le galline ce l'avevano tutte e noi le abbiamo chiamate mugnarelle in onore delle donne di Moglio che si chiamano mugnarelle. Liguria Piemonte, ma dove siamo qua? Ah, l'Eguaglia, Liguria, è vero! E cammina molto lentamente, arriviamo alle lumache. Ciao Serena! Ciao! Ecco qua, le nostre lumache, oltre ad essere buone in tutte le salse, la bava di lumaca ha proprietà soprattutto rigeneranti, cicatrizzanti, per la pelle. Ciao! Avete visto quanto è bella l'Aiguella in questi giorni? Ma non è solo adesso, è tutto l'anno. Noi vi aspettiamo tutti i weekend, nelle feste, nei ponti, quando volete, con mille golosità della Liguria, ma anche del Piemonte. A presto! Tradizione e folklore, questa è l'Aiguella. This is l'Aiguella. Cerene, belin! Alla prossima! Ciao telecupole! Ciao telecupole! Ciao telecupole! Benvenuti alla Aiguella! Viva telecupole!